Ok amici, buonasera, benvenuti in questo video speciale. Ora vi porto per le vie della mia città, San Severo in Vegio di Foggia. Queste storie antiche più importanti. Ok amici, benvenuti in questo nuovo video. Ora vi porto a fare un diretto per la città. Adesso sto andando nel centro storico. Ecco, vedete qua, Maria di Natale. Allora, San Severo ha una storia molto secolare e famosa per le sue chiese antiche, che adesso ve le farò vedere, e anche per le sue strade, stradine. E un tempo questa via era piena di negozi, purtroppo c'è un totale degrado e la cosa che mi rattrista di più è che purtroppo stiamo passando un brutto periodo, anche a causa della pandemia e della criminalità che sta soffocando l'economia. Ok ragazzi, eccoci arrivati alla prima tappa. Ok amici, qui mi trovo alla chiesa della Madonna del Soccorso. Qui è situata la nostra patrona. La nostra città è famosa per la festa patronale che si svolge nella terza domenica di maggio e in questo momento è chiusa, purtroppo. E ha una storia secolare perché ci sono le batterie e le batterie servono per schiacciare il male che c'è sulla terra. E ogni anno, ogni mese di maggio, tutti i sanseverini si aspettano che la nostra Madonna esce per acclamarla con tanta gioia. E oltre alla Madonna uscì anche San Severino e i quattro arcangeli. E poi ci sono le batterie. Ecco, allora adesso sto andando per le vie della città. Adesso sto per andare in giro per le altre chiese. Spero di farcela con il video. E quindi questa è la chiesa del Soccorso, purtroppo è chiusa, spero di farlo in un altro momento. Altri vicoletti nelle strade. Andiamo avanti ancora. Adesso andiamo alla seconda chiesa. Ok amici, qui è situata un altro santo più famoso che è appunto San Severo Vescovo. La festa si festeggia alla fine di settembre e esce anche qui tra i patroni della nostra città, oltre a San Severino. Ecco. La cattedrale ha una storia molto secolare. Qui è situata anche la Madonna della Santissima Assunta, che si festeggia il 15 di agosto, i giorni di Ferragosto. Adesso sto per dirigermi verso un'altra chiesa molto secolare, qualche stradina nel frattempo, che è quella della Madonna del Rosario. Questa è l'Arca Nebra, detta anche l'Arc de Bush. Eccola qua.
Lì è situata la Madonna del Rosario, guardate. Ok, adesso vi porto alla scoperta del comune. Cioè, credo di non farmi vedere. Amici, eccola. Questo è il comune vecchio, guardate. Ok ragazzi, adesso ci troviamo in un'altra chiesa molto molto antica, che è quella di San Severino. Qui è situato il terzo padrone della nostra città. Ecco qua. Guardate, questa è anche un'altra delle chiese più antiche che abbiamo nella nostra città, dove appunto qui è situato il terzo padrone, anzi compatrone della nostra città, che è appunto San Severino. Adesso vi porto in altri vicoli delle strade. Ok ragazzi, adesso tra poco vi farò vedere Piazza Camine allestita per Natale. L'ho fatto altra volta, purtroppo il telefono si è spento. Ragazzi, ci vediamo tra poco. E questa è Piazza Camine, guardate com'è allestita bella. Che sia un Natale di speranza e di nascita, amici. Ok ragazzi, adesso mi devo sfidare alla villa, faccio vedere il teatro. Eccolo qua, è dietro di me, di fronte, addobbato, pieno di luci. Il teatro, molto tempo fa, era considerato uno dei più grandi di San Severo, nel senso che avevano grandissimi ospiti e grandissimo per teatrale. E quindi, è considerato quindi uno dei più importanti della città di San Severo. Guardate com'è, è bello addobbato. Ok, adesso vi porto via della villa. Questa è via della villa, andate un po'. E qui appena di addobbi luminari, natalizio. Questa è via della villa, ragazzi, guardate. Ragazzi, scusate. Adesso vi porto a Piazza Castello, un altro cosa più importante. Qui avviene l'incontro del venerdì santo tra Gesù Cristo e la Madonna Dolorata.
giovedì Sound ogni anno, Sansevero celebra questo evento ed è classificato al quarto posto tra le migliori processioni del Venerdì Santo, ovvero prima della Pasqua. Ecco qua.